Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto, nonostante gli auguri, buon anno, eccetera, eccetera, il 2022 per tutto quanto il settore automotive, ma in generale, non è partito con il passo migliore. Sarà un anno ancora molto difficile tra pandemia e incertezze legate agli sviluppi dell'economia, alle decisioni del governo, eccetera, eccetera. Asconauto, ecco, quali sono i principali nodi che si presentano subito ad Asconauto? Diciamo che dire, purtroppo i fattori che concorrono, diciamo, a questo sono tanti, per cui è difficile anche capire in quale veste devo darti una risposta. Perché quelli che riguardano Asconauto e hanno riguardato Asconauto in questi 20 anni sono stati unicamente convincere i concessionari e le case sulla bontà del progetto Asconauto. E i dati che abbiamo riportato con festeggiamento del ventennale credo l'abbiano ampiamente Quindi un dimostrato. riscontro più che positivo in questo ambito. Un risultato assolutamente positivo che ha retto anche alcune scelte delle case di modificare l'approccio alla gestione della vendita di cambi, eccetera, penso alle placche di PSA o via dicendo. Quest'anno pensavamo di doverci confrontare soltanto con la scelta, diciamo aziendale di FCA e di PSA per il gruppo Stellantis, e quindi andare a rivedere placche e cose del genere. Invece, se non fosse bastata la scelta che già veniva avanti da tempo delle case di ragionare di mandati ai concessionari, sostituendo quella che ormai era un rapporto ultradecennale, devo dire qui si è sommata anche tutte le vicende del Covid. Quelle le abbiamo affrontate e gestite. Però oggettivamente quello che ci aspetta per quest'anno dal punto di vista di concessionari soci, quindi del mondo dei concessionari, di quello che ci aspetterà del rapporto con le case, è già abbastanza complicato, a cui le case hanno pensato di sommare anche scelte che non credo possano essere imputate al Covid o altre cose dal punto di vista aziendale. Stanno mancando le macchine, sono mancati i Certo. ricambi. Io non credo che questo sia solo e soltanto frutto del fatto che improvvisamente i vari responsabili hanno perso il senno, quindi non sanno più programmare le cose. Penso che ci sia una strategia complessiva in cui forse il continente Europa è un po' più ai margini. Mi rifaccio a un tu virgolettato in occasione del messaggio di chiusura 2021-inizio 2022. I concessionari italiani non ci stanno, sono imprenditori, vogliono restare tali, non accettano di essere trasformati in qualcosa di diverso e noi in Asconauto come rispondiamo? Con la forza dell'associazione e su questo che vogliamo fare leva per i prossimi 20 anni. Assolutamente sì, cioè noi bene o male noi siamo i concessionari da tutte le parti. I concessionari sono nati come imprenditori che bene o male si sono avvicinati loro, sono stati avvicinati dalle case per gestire insieme un business che era quello della commercializzazione delle vetture nuove, dei vari marchi e via dicendo. Su questo hanno investito molto, hanno anche avuto grandi benefici perché è un'attività che hanno reso anche in altri anni, eccetera. Poi sono cominciati ad arrivare standard, vincoli, cose del genere, eccetera, che in parte erano giustificati, in parte sono stati anche oggettivamente sovradimensionati. Si sono fatti carico come imprenditori anche di questo, sono andati avanti, hanno superato questa cosa. Adesso però la cosa sta diventando una forca caudina, nel senso che o si passa sotto i mandati, di agenzia, o si passa sotto le placche, o si passa sotto. Cioè, diventano tante le scelte per cui le case dicono mi riapproprio della commercializzazione diretta verso l'utente finale delle vetture. Alcuni dicono anche dei ricambi. Oggettivamente, essere imprenditori diventa complicato. Allora, siccome siamo e comunque rimaniamo imprenditori, diciamo, noi siamo sul territorio, il commercio si può spostare anche su internet, vediamo quanto e vediamo con che risultati. Le esperienze del passato non sono così esaltanti, credo, per le case che ci hanno provato, eccetera. Comunque noi ci siamo, Sarete vediamo. al loro fianco in continuazione. No, assolutamente al loro fianco. Questa cosa la facciamo ormai da 2 anni insieme a Federauto, per cui oggettivamente i concessionari italiani sono proprietari di Asconauto, perché sono oggettivamente i proprietari dei consorzi, eccetera.
quelli che sono l'80%, ma poi c'è anche la collaborazione con tutte le. Cosa fare? Noi sul territorio ci siamo fortemente perché ci siamo con centinaia di mezzi e persone, e a nome e in collaborazione con tutti i concessionari, quindi non ognuno superato per conto suo, e quindi abbiamo anche diverse idee, diversi progetti da fare per quest'anno per consolidare questa scelta. Speriamo che la situazione via via, con l'arrivo anche della buona stagione, migliori, perché questo incide molto sul tema della pandemia. Ecco, 20 anni, siete entrati adesso nel 21esimo anno di attività e tu come presidente hai avuto anche l'onore di essere testimone di questo passaggio anche di importante di periodo dell'associazione. Ecco, 20 anni per una logistica del ricambio originale e sempre nel rispetto dell'ambiente. Quindi ricambi originali, logistica del ricambio originale resta centrale nei vostri piani. Resta centrale, ma proprio per le cose che si diceva prima, che dobbiamo consolidare di più la presenza sul territorio, perché sarà pur vero che chi fa le macchine può anche decidere di vendere online, ma ha obbligatoriamente bisogno di essere presente sul territorio. Tutta l'assistenza non può essere fatta online, diciamolo, il ricambio non può essere virtuale. Secondo me nemmeno la vendita. Comunque, diciamo, l'assistenza online viene un po' male, per quanto le macchine possano essere collegate, potranno essere collegate a call center che saranno in grado anche di collegarsi alle centraline, fare aggiornamenti, fare cose eccetera, perché molto si sviluppa in questo senso. Rimane il fatto che intanto ci sono a giro 37 milioni di macchine endotermiche e forse ci sono 35 milioni di macchine scollegate, mettiamola così. Sì. Poi c'è una realtà importante da questo punto di vista qui di presenza sul territorio che dobbiamo consolidare. Per questo abbiamo ormai avviato il progetto, e lo presenteremo quest'anno, di una attenzione: non basta più il ricambio originale, bisogna cominciare a parlare di riparazione originale. Quindi sostanzialmente noi crediamo molto che ci sia necessità in Italia di lanciare una riparazione, la certificazione di una riparazione qualità con una rete di autoriparatori a partire dai service delle concessionarie che siano assolutamente attestati come la riparazione. Sì, perché riparazione originale, come anche ricambio originale, vuol dire garanzia di sicurezza, di affidabilità, di attendibilità, soprattutto in questo periodo dove a farla da padrone è l'elettronica. Sì, ma in parte non è solo questo, è anche il fatto che, per esempio, ti faccio un esempio, se si parla di flotte, se si parla di assicurazioni, eccetera, c'è anche un atteggiamento rispetto alla riparazione della macchina, che sia a noleggio, che sia la macchina del cliente, eccetera, dove la riparazione si cerca di portare l'atteggiamento della riparazione verso una riparazione alla meno, nel senso che si deve creare immagine, si deve creare marginalità. Noi riteniamo che quest'anno vogliamo fare una battaglia accanto ai diritti sostanzialmente dell'automobilista di conservare la sua macchina originale. Nel senso, la macchina ha fatto dei crash test quando è stata presentata, lui ha diritto, se un pezzo gli si rompe, di averlo originale, indipendentemente dalla garanzia o no, di averlo originale. La riparazione deve seguire delle procedure, eccetera, che siano quelle definite dal costruttore. Noi vogliamo. Pensiamo di essere in grado noi di attestare un processo che possa essere riconosciuto come un progetto per una riparazione di qualità che mantenga originale la vettura. E torniamo all'asse tra Federauto e la tua Asconauto, l'asse con il presidente Adolfo De Stefani Cosentino, un asse che funziona, perché essere associati qui o là, non è che, diciamo, ponga delle differenze basilari. L'importanza è fare, diciamo, sistema, se non sbaglio, fare massa critica. Assolutamente sistema, visto che comunque già anche a livello europeo qualcosa di più c'è su questo piano finalmente. Certamente questo sarà l'anno anche della New Bern, quindi vedremo cosa ufficialmente dice la comunità europea rispetto all'organizzazione, diciamo, alla vendita, al commercio degli autoveicoli, ai soggetti che fanno parte e partecipano al commercio degli autoveicoli, a quelli che partecipano alla riparazione, quindi le normative che in passato hanno avuto due diverse connotazioni, eccetera, sono quelle dove la concorrenza. Su questo si parlerà quindi delle mandate agenzia, ma si parlerà anche delle reti,
si parlerà dei rapporti che le casse possono avere con i loro mandanti o anche dove rimarranno con concessionari. Questo sarà un passaggio non poco decisamente rilevante che dovremo affrontare. È bene che siamo tutti insieme e che comunque sì, abbiamo una risposta univoca. In questo periodo di transizione energetica, di proiezione della mobilità verso le smart city, le smart road, la connettività, i software sempre più centrali nella realizzazione di un veicolo, beh, ovviamente è importante la formazione. Voi con la vostra Academy state facendo molto sulla formazione del personale e dei concessionari, delle officine. Sì, soprattutto perché poi esiste, finora noi siamo sempre stati, esiste questo, dicevo, questo impegno per un processo di qualità della riparazione, quindi conseguentemente te devi avere anche diversi momenti formativi. Esiste la necessità di dare ai concessionari, alla rete dei concessionari, ma anche quella agli autoriparatori, una formazione che non è quelli agli autoriparatori, la loro finisce per essere una formazione spontanea, quella ai concessionari è una riparazione ufficiale che si porta dietro delle cose nel rapporto con le case, ma diciamo anche che è finalizzata a un tipo di attività che forse nel futuro vedrà i concessionari doversi impegnare diversamente rispetto a un'attività standard. E quindi è bene che comunque alcune cose, il ruolo del magazziniere, la proiezione verso l'esterno, lo stesso per quanto riguarda l'officina, eccetera, forse dovranno essere riviste alla luce delle esigenze locali, più che solo e soltanto di aggiornamento sul prodotto e mandati di garanzia e via dicendo. Quindi, insomma, ce n'è di spazio. In chiusura, da Fabrizio Guidi, quale messaggio agli associati? Tenete duro, abbiate fiducia. Non chiudetevi nel lockdown, nel senso Non che chiudetevi nel lockdown. Grazie Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto, e buon anno. Speriamo che sia un anno che via via migliori per tutti quanti. grazie, grazie a voi per quanto fate comunque per la rete, per il mondo dell'automobile.